Biogen è un'azienda da sempre dedicata alle malattie neurologiche, neurodegenerative e neuromuscolari. E l'essere dedicati a queste malattie ha significato e significa per noi non solo impegnarci nello sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche, ma anche di impegnarci a rendere la qualità della vita di queste persone la più facile possibile. E questo approccio ci ha portato non solo a introdurre nel 2018 la prima terapia al mondo per il trattamento, per esempio, dell'atrofia muscolare spinale, ma anche a lavorare in prima linea al fianco di istituzioni, comunità scientifiche e comunità di pazienti sul fronte, per esempio, dello screening neonatale. Infatti abbiamo avviato in Regione Lazio e Toscana un progetto importante di screening neonatale a cui è seguito poi l'ampliamento in altre regioni italiane con l'auspicio che a breve diventi una realtà su tutti i pazienti, tutti i neonati nell'intero territorio nazionale. Ma non solo atrofia muscolare spinale, da tempo Biogen è anche impegnata sul fronte della sclerosi laterale amiotrofica, malattia che purtroppo ancora oggi non ha soluzioni terapeutiche adeguate. Ma in ogni caso l'avvento di terapie che hanno modificato e che modificheranno in futuro la storia naturale di queste malattie, abbiamo assistito alla nascita di nuovi bisogni in questi pazienti e nei loro familiari, bisogni che riguardano essenzialmente la sfera dell'autonomia e della propria qualità di vita, elemento ovviamente molto importante. Quindi, oltre che sulla ricerca di farmaci, la nostra attenzione si è rivolta diciamo, a cercare di rendere più facile la vita di queste persone. E da qui nasce questo progetto che abbiamo intitolato Abitiamo Nuovi Spazi di Libertà, un progetto che abbiamo co-costruito insieme ai centri clinici NEMO, che rappresentano luoghi di eccellenza per il trattamento di malattie neuromuscolari, e centri con cui da tempo collaboriamo. Questo progetto si pone l'obiettivo, grazie alle più avanzate tecnologie domotiche, di rendere la casa il centro di una nuova dimensione di autonomia e di libertà per queste persone. Quindi questo è, diciamo, l'obiettivo che ci siamo posti. È un progetto che vede ovviamente il paziente al centro, ma vede anche, frutto anche di una forte collaborazione tra industria e centri clinici di eccellenza sul territorio nazionale.